Ok, dunque, che cosa può dire Leonardo agli studenti universitari di oggi? È importante capire anzitutto che Leonardo, come molti sanno, non aveva avuto un curriculum normale di studi, non aveva frequentato l'università, aveva, quando era giovane, frequentato la scuola d'abaco, che era una scuola, diciamo, dove davano dei rudimenti di geometria, di matematica. Poi lui inizia a un certo punto a interessarsi di cose scientifiche e vuole diventare uno scienziato a tutti gli effetti e quindi la mancanza di una formazione universitaria gli creò dei problemi perché a più di 30 anni lui dovette iniziare ad imparare quella che era allora la lingua della scienza, cioè il latino. E quindi abbiamo questi manoscritti di Leonardo che a 30 anni è già un artista famosissimo e che umilmente si mette lì ad imparare il latino per poter dialogare con gli scienziati della sua epoca. Questo fu un momento non facile, diciamo, della sua vita e della sua carriera, perché appunto dovette colmare una lacuna. Che purtroppo, non avendo per vari motivi seguito un normale curriculum di studi, lui dovette colmare questa grossa lacuna. Quindi, diciamo, per gli studenti di oggi bisogna capire che certo è importante il talento, è importante improvvisare, si può imparare anche da sé, e molti lo fanno nell'era di internet, ma credo che senza una formazione vera, senza una formazione autorevole, diciamo, come quella fornita dall'università, alla fine, difficilmente si arriva veramente fino in fondo.